Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi andiamo a spacchettare il calendario di Nox. Dato che io non posso scrivere post, volevo darvi qualche news. Allora, intanto vi dico che Nox l'ho acquistato senza sconti. A quanto pare, Zalando, da quello che ho capito, andando anche a simulare degli acquisti, non fa più sconti sui calendari. Avrà capito che non è conveniente farli. E quindi, mentre per quanto riguarda il calendario d'origine ho avuto uno sconto, qua no, quindi prezzo pieno. E c'è ancora il calendario di MAC in vendita, anche su Zalando, a quel prezzo lì, quindi passi a passo. Ieri mi sono una curiosità, ieri mi sono accorta che esiste anche il calendario di Chanel. Non ho visto né pack né contenuto, nulla. Ho visto solo il costo e diciamo che passo avanti, ecco, non mi abbasso. No, vabbè, probabilmente vale molto più di quello che è. Comunque costa più di 800 euro. Vabbè, concentriamoci su. Era solo una curiosità, ecco. Concentriamoci su Nux. Io ho già tolto la pellicola, tolto lo scotch e vado subito ad aprire. È un cartonato, come vedete, è super natalizio, anche se a me il verde non piace, però dico. Mica deve piacere a me, poi dico è un cartonato, quindi lo butterò. C'è anche tanto dorato. La casella 24, visto che è minuscola, quindi probabilmente sicuramente è un assaggino. Adesso mi sposto, provo ad individuare la prima casella, la prima casellina. È 1° dicembre, sono già armata di pinzetta. Allora possiamo anche distruggerlo perché si apre con facilità, però c'è la plastichina, quindi questo fa sì che io debba, no, non ho avuto neanche difficoltà. Ah, c'è un prodotto che non mi aspettavo. Allora vi faccio vedere il prodottino prima. Dico prodottino perché saranno tutti veramente prodottini. Allora, questo è un balm, un idratante per le labbra e non me l'aspettavo, se devo dire. Quindi, prima casellina promossissima. Non mi aspettavo questa cosa. Mi aspettavo tubetti, oli, ma questo no. Graditissimo, poi questo è un calendario che inizierò a provare. Ma forse qua dentro c'è scritto tutto, ma non ci vedo proprio. Cioè, questo è tutto troppo piccolo. Anche dietro ci sono delle ci sarà scritto tutto, ma è tipo una scritta così. Quindi, allora, primo prodottino di Nux, sicuramente promosso per quanto mi riguarda. Questo me lo proverò subito perché già ho iniziato a provare i prodottini di Origin perché i cartonati ve l'ho detto, posso provare tutto. Allora, questa è la numero 2, posso, cioè, ho deciso che comunque non li tengo fino a Natale, che sto a tenere. Cioè, adesso butto il cartone. Allora, nella numero 2 c'è un tubetto rosa, rosato. Quando uscirà fuori, allora, eccolo qua. Scherzando, no. Allora ci fa piacere che è nella palla plastica e quindi faccio vedere il prodotto e poi provo a capire che cos'è. Immagino che qua sarà scritto tutto in francese e probabilmente in inglese e niente di italiano. Ecco, sono 15 ml intanto di questa è una crema al miele per le mani e per le unghie. 15 ml, quindi sicuramente è un calendario per provare il brand come origine. 3 dicembre è qua sotto, è piccolina. C'è il primo olio. Allora, scusate se lo giro, ma adesso qua ci vuole la lente di ingrandimento. Allora, è un olio della linea Prodigious, quindi quella che abbiamo incontrato da qualche parte. Serve, è multiuso e serve per il viso, per il corpo e per i capelli. Ah, ed è floreale questo, quindi dovrebbe avere. Posso annusare, scusate. Sì, sa di fiori. Eccolo qua, è veramente piccolo, però mi aspettavo questa cosa. Non so se si riesca a vedere, ma spero di sì. Allora, mettiamolo qua perché. Allora,
3 dicembre. Adesso vabbè. Scrivetemi sotto, spacchetta a caso, cioè apri le caselline a caso. Allora, qua c'è la 4. Non c'è la 3, vabbè, non l'hanno messa la 3, raga, andiamo avanti. Visto che ho visto la 4 e anche la 5. No, la 3 l'ho già aperta, no, sono scema, no, raga, scusate. Reset. Adesso non ripeto, cioè non vedo. No, oggi non è giorno, vabbè, ma non è mai giornata quando devo aprire. La numero 2 non è stata aperta, è stata aperta. Allora, dobbiamo lasciare aperte quelle che ho già. Allora, numero 4. Oh, ma è tutto rosa ed è pure grandina. Quindi questa qua non è proprio un tubetto da 15 ml. Però non viene fuori. Favore. Ecco. Allora, prima ve lo faccio vedere. Della linea Prodigious, sempre floreale, quindi profumo di fiori, c'è un gel doccia. Un gel doccia. C'è scritto che comunque ha dell'olio alla mandorla, dolce. Non vorrei dire scemenze, ma mi sembra che ci sia scritto anche questo. Sono 30 ml di prodotto, quindi è un olio doccia profumato. 30 ml, dico, va bene. Allora, 5, eccola qua in alto. No, vabbè, questo è un campioncino. Queste cose, no, nux. Allora, è un campioncino di che cosa? Di un sempre della linea Prodigious, è un eau de parfum floreale. Queste cose non si fanno, questi sono campioncini, questi qua non si mettono nei calendari e poi io li acquisto a prezzo pieno, tra le altre cose. Allora, impareremo per l'anno prossimo. 6 dicembre. È questo qua. Dico, queste cose o li mettete, non lo so, insieme ad un altro prodotto oppure non li mettete. Cioè, in una casella io non posso trovare un sample. Mi rifiuto. Già sei bocciato. Cioè, onde tu mi dessi qua, dico, mi darai tutti gli assaggini del mondo, ma un sample non me lo devi far trovare in una casella. Questi qua ci danno gratuiti. Proprio per far sì che poi andiamo a comprare le vostre cose, i vostri prodotti. Raga, io non riesco a tirarlo fuori questo. Allora, inizio a distruggere il calendario, tanto non è quello il problema perché c'è la plastica. Proviamo a farlo volare. È veramente fatto male perché comunque dietro, cioè, non mi dà neanche la di spingerlo con la mano da dietro. Oh, che pazienza! Cioè, mi sono fatta pure male al dito. Allora, è un Very Rose, si chiama. È un'acqua, no? Cos'è? C'è tutto scritto in rosa, oh signore. È un'acqua micellare. 3 in 1, quindi dovrebbe in realtà struccare e detergere, quindi togliere il make-up e nello stesso tempo andare a detergere. Ma io l'acqua micellare la uso solo come acqua micellare, ma dico, quanto prodotto c'è? Perché cioè, dico, di solito sono più piene le al mio paese. Allora, 40 ml di prodotto, ma io non ci credo. C'è scritto 40 ml, però. Dico, hanno fatto il pack più grande del contenuto. Vabbè, ci fidiamo, andiamo avanti. Numero 7. Dico, mi ha deluso il campioncino, perché mi aspettavo queste cose. Ma queste cose ci stanno, ma questo, il sample, no.
Cioè, in una casella non me lo metti il sample, me lo infili qua dentro insieme ad un altro prodotto. Nux. Spero di non trovarne più perché vedo altre caselle di questa dimensione qua. Non vorrei che fosse. Perché altrimenti quello di Giorgio Armani è un. È uscito anche il calendario di Giorgio Armani, raga. Costa di meno rispetto allo scorso anno, però ci sono un casino di campioncini e delle full size. Questa è una crema fresh, quindi fresca. È una crema idratante 48 ore, antiossidante, quindi è quelle creme che dovrebbero, insomma, agire contro l'inquinamento, la stanchezza, eccetera. È una crema viso e sono 15 ml. Eccola qua. 8 dicembre. Qua. Un altro tubetto. Dico, i tubetti vanno bene, Nux. I sample no. Oppure li metti insieme ad un altro prodotto. Allora, questa è una crema della linea Prodigious. È un boss, è una crema in gel. È una crema multicorrezione, quindi sì, è sotto forma di gel, quindi è quella sorta di crema che va insomma ad agire sulle imperfezioni del viso, a correggere quindi le imperfezioni del viso. 15 ml. Allora, qualcuno adesso mi dovrebbe dire che il numero era la 8. 9 è qua in alto. Il 9 dicembre c'è un altro tubetto, grazie a Dio non c'è. Un sample. Questa è un'altra linea, si chiama Bioorganic, è alle alghe marine, è un fluido idratante che va a correggere anch'esso le imperfezioni della pelle ed è bio, appunto, per ovvi motivi, alle alghe marine. Sono 15 ml di prodotto. Dico, così va bene, me lo aspettavo di trovare tubetti, olietti, questo sì, Nux, questo no nella casella. Se lo metti in regalo insieme ad un altro prodotto, ce lo prendiamo, così neanche lo voglio sentire l'odore adesso. 9, 10, 10 dicembre, qua c'è l'11 a 10, non si trova. Voi la vedete, direte, ma scema, sta là, ma io non la vedo. Allora. E qua. Un'altra cosa piccola, no. Leggetelo voi. Allora, probabilmente costerà tanto, sempre della linea Bioorganic, quindi siamo in qualcosa di, insomma, che sa di naturale. Questo è un olio di riso, all'estratto di riso. Allora, è un olio all'estratto di, scusate, cioè qua ci vogliono gli occhiali. Rigenerante, non vedo nient'altro, non c'è scritto niente di più. Però allora contiene, non lo sto vedendo, 0, no, contiene 5 ml di prodotto. Dico, non è un sample, ma siamo lì, 5 ml di prodotto. Va bene. No, non va bene. Allora, 9. Abbiamo aperto la 10, 11. E qua sotto. Allora, alla fine vedremo. Allora, grazie al cielo c'è una cosa grande, c'è un altro tubetto, però dico, quando sono grandicelli, ma anche da 15 ml vanno bene, ma di sempre no. Allora, il prodotto ve lo faccio vedere, poi lo leggo e poi ve lo faccio rivedere. Allora, questo è di un'altra linea ancora, è al tè. Bello. Nux Body. Fondamentalmente è un gel doccia e trassodante, credo.
Yes. È rivitalizzante. È uno shower gel. E sono 30 ml, quindi una volta si può, anche due volte, meglio una, non so. Vabbè, questo è. Allora, 12 dicembre. Oh, un altro tubetto, meno male. Di questo punto meglio trovare i tubetti. Io, cioè, vorrei trovare anche degli oli. Però, se mi mettono quelle cose piccole, piccole, come il siero prima, no. Oppure il profumo. Non sapevo neanche che Nuxe avesse profumo. Però non mi devi mettere il sample Nuxe, oppure il sample me lo metti dentro. Provate l'acqua micellare. Non vorrei qua trovare sample, cioè sarebbe veramente. Allora ve lo faccio rivedere, sempre la linea al tè. Allora, sempre della stessa linea al tè c'è un gommage che va ad esfoliare, quindi ad esfoliare il viso, insomma. Ed è molto soft, quindi adatto per tutti i tipi di pelle ed è da 30 ml. Ci sono dei microgranuli, ma va? Ok. Questa era la 11, la 12, 12, 13 dicembre. È piccolissima, è questa. Ho paura ad aprirla. La lascio chiusa. Cioè, raga, non c'è niente, è scivolato là, se c'era qualcosa è scivolato là sotto. No, ma è tutta questa qua. No, no, è un olio, raga, niente. Ovviamente non è enorme. Allora, della linea Pro di Jus, questo è un olio ricco. Può essere utilizzato sul viso, sui capelli e sugli occhi, quindi come fondamentalmente tutti gli oli di NYX. Eccolo qua. Eccolo, dicembre. Un altro tubetto. Un'altra linea. Questa non l'abbiamo ancora incontrata. NYX Orange Ultra. È una crema rich ricca. È un anti-age in realtà. Che va a ridurre, che va ad agire anche sull'ovale, riduce le rughe e sono 15 ml, può essere usata sia di giorno che di notte, quindi è da giorno e da notte, una crema anti-age. Dico così va bene, ma in quel modo no. 15 dicembre. Allora, allora io farei, andrei a fare così. Tanto c'è solo la 23 là sopra, non la vado a toccare. È un tubetto, è diverso. Ve lo faccio vedere. Questo è della linea Acquabella. Mai sentita in vita mia, cioè nel senso che non l'abbiamo mai incontrata neanche nei vari calendar. È un gel purificante micro esfoliante per il viso ed è ad azione quotidiana, cioè quindi si può utilizzare tutti i giorni, quindi è un gel esfoliante per il viso. Sono 15 ml. Dico, per fare un assaggino va bene, ma il sample non te lo perdono, Nux. 16. Sì, qua. Ecco qua un altro tubetto. Vediamo se è della linea Acquabella che io non conosco e che sto sentendo appena adesso. E che uscirà domani mattina da questa plastica. Cioè, raga, scusate. Vieni fuori, ho proprio il martello la prossima volta devo prendere.
Sempre se ci sarà una prossima volta. Ragazzi, scusate, ma veramente, oh. Rieccolo qua. Allora, questo è il prodotto. Adesso proviamo ad interpretare. Dico in italiano, mai, cioè proprio come se non esistesse la lingua italiana. Allora, questa è sempre della linea Acquabella, mai conosciuta, cioè mai vista, mai conosciuta, mai incontrata. È un'emulsione idratante e rivelatrice, che vuol dire? Aspetta, un'emulsione idratante, lisciante e che dovrebbe comunque, vabbè, illuminare il viso, le visage. Un'altra crema, quindi fondamentalmente 15 ml. Ok, allora che numero era, raga? Adesso che ve lo dice nessuno. Era la 16, 17. Un altro tubetto. Questo esce. Allora, e ecco qua. Allora, sto volando tutto qua. Allora, Nuxurage Gold. Questo è un gold, perché gold è una crema anti-age, nutriente ed illuminante. Ecco perché è gold. Tutto qua. E sono 15 ml. Dico, non male, però il campioncino no, non te lo perdono il campioncino. 17, giusto? 18. Qua. Wow, sembra più grande, cioè credo. Ed è un'altra linea, è al miele, ragazzi. Il miele volato. Allora, vi faccio vedere il prodotto e poi proviamo ad interpretare tra francese e inglese. Ah, questo è facile, è un gel. No, però allora, è un gel doccia, ragazzi, però serve sia per il viso che per il corpo. Quindi io lo proverei prima sul viso, prima di andare sotto la doccia e magari accecarmi. E poi, comunque, è un gel doccia, così c'è scritto, viso corpo. Interessante, 19. E sono 30 ml, quindi non ci smuoviamo da queste taglie, tranne questa qua che dicono 40 ml, ma boh, cioè perché inizia? Perché ho il packaging più grande, non lo so, vabbè, non mi pongo queste domande. 18, 19. E qua sotto, fidatevi, se c'è un tubetto qua per farlo uscire ci vuole. C'è un tubetto. Bene. Ok, sempre al miele. È un balsamo viso, un balsamo viso e linea miele. Ultra riconfortante, nutre, lenisce e ripara. È al miele e agli oli essenziali, non so quali siano comunque gli oli essenziali, e uso mattina e sera, 15 ml. Ok. Allora, 20, la 21 in là, ce la stiamo facendo, forse. La 20 è qua sotto. C'è un olio. Insieme a tanto riflesso. Allora, sempre della linea Will Prodigioso. C'è sempre il solito. Questo è un olietto. Non c'è quello con i glitterini? No, guarda quest'altro. Per il viso, per il corpo, per i capelli, quindi non ci si muove da questa cosa.
L'altra volta abbiamo trovato invece quell'olio con i glitterini, non so neanche dove. Vabbè. 21, che si chiamava Or, Reduce Or. Non la vedo. La 22 qua ci manca la 21, credo. L'abbiamo aperta la 21, mi sento male. No, la 21 l'abbiamo appena aperta. Ditemi di sì, qualcuno mi risponda. No, è qua la 21. C'è un altro tubetto. Non riesco a vedere da lì, della linea Blue di Jules. Il mio francese è spettacolare. Adesso la prima che dice che non so parlare in francese non importa, te lo dico subito. Allora, questo è un olio doccia della linea Blue di Jules. Facciamo stare insieme a fare la scena adesso. Che contiene profumato, ah, bello sta cosa. E niente, che rende la pelle satinata. Tutto qua, non c'è scritto più niente. Questo non è male. Questo comunque è profumato rispetto a quello lì che ce n'era uno in odore, non mi ricordo quale. Comunque, dopo vediamo. 21, 22, eccolo qua. Questo. C'è un altro tubetto, è simile a questo, è uguale a questo. Oh, questo contiene della profumazione. E quindi qua perché hanno scritto profumazione? C'è la plastichina, c'è la plastichina, quindi andare a toglierla. Ma... Quindi forse qua, questo è un latte profumato. Non è un... Ecco perché anche quello è profumato. Quello è un gel doccia, questo è un latte con... Credo, almeno così sembrerebbe da quello che inizio a leggere intanto che sfascio tutto. Allora, è un latte corpo sublime, idratante, rende la pelle satinata e luminosa. Ed è un latte profumato della linea, sempre quella importante. Dico non male, se non fosse per quel maledetto sample 22 23 è uguale a quella lì. Ho paura di aprirla. Cioè, è identica. Ecco, che cosa avevo detto? Che è identica. Allora, ci sono due caselle che per quanto mi riguarda è come se fossero vuote. Questi sono dei sample. È un altro profumo. Sinceramente non me ne frega niente cioè, di trovare questo. Sono due caselle completamente bruciate. Cioè, due caselle è come se fossero state vuote per quanto mi riguarda. Questi non sono. Cioè, questi o me lo infili, ripeto, lo so che l'ho ripetuto 100 volte, non me lo scrivete. Adesso non mi sto arrabbiando con voi, dico: ma o me lo mettete insieme ad un altro prodotto per farvi la pubblicità, giusto? Oppure dico, ma non in una casella, oppure mi infilate 5 di questi in una casella, dico 5, ma non. Manco due, uno per uno, c'è cioè uno in una casella e uno in un'altra. Poi andando verso Natale, cioè che cos'era? Alla 23, proprio all'antivigilia di Natale, tu vai a trovare questo profumo e sei felice di trovare un sample. Bene. Vigilia di Natale, se c'è un altro sample qua, urlo. Così sentirete il mio urlo. No, non c'è un sample. C'è l'olio dorato, ma in questo momento sono veramente arrabbiata con... Allora, c'è il famoso olio con i glitterini, è sempre quello multiuso, quindi olio, sì. Viso, corpo e capelli, ed ha i glitterini dentro. L'abbiamo trovato, credo, nel calendario di Zalando. Questo, secondo me, è spettacolare durante cioè in estate. Allora, per quanto mi riguarda, io sono... non mi aspettavo... diciamo full size, che questo è nella 24, dico ci sta perché comunque è un signore, insomma, è un olio particolare. Dico magari forse metterlo più grande a questo punto, visto che comunque in due caselle mi è andata a mettere questi qua che fondamentalmente non costano nulla. Quindi, per quanto mi riguarda, questo è un calendario da 22 Nuxe, te lo dico subito. Comunque, raga, io sono, per quanto riguarda nella totalità del calendario, sono contenta perché comunque si vanno a provare dei prodotti,
della Nux, insomma, un bel po' di linee tra le altre cose. Io Acquabella, per esempio, non la conoscevo, neanche queste robe al miele, mai viste. E poi c'è quell'olio, questo qua del 24 ci sta. Mi piace anche da provare il balm per le labbra, perché non sapevo neanche lo producessero, però c'è cioè in due caselle diverse, almeno mettile in una casella. Mi arrabbio una volta. Comunque, ragazze, questo era il calendario di Nux, purtroppo ho pagato a prezzo pieno. E un'altra cosa, non so se l'ho detta prima, ma se la ripeto fa niente. Nux è rivenduto anche da Sephora. Attenzione che lì il prezzo è più alto, credo 99, quasi 100 euro. Niente, per il resto, a presto. Ciao, grazie per avermi fatto compagnia e spero di avervi fatto compagnia anch'io. Ciao, ciao, un bacio.